Mister, domani c'è subito un'altra partita, se ti sapevi questa settimana queste tre partite avvicinate, contro la Virtus Francavilla, modulo sicuramente 3-5-2, dicono da Francavilla, poi c'è qualche variante, la squadra scorbutica si dice, che partita si aspetta lei? Sì, quest'anno lo sentiremo spesso, domani a distanza di 3 giorni, in un'altra partita. L'ha caratterizzato il nostro campionato esattamente da questo. E ancora dobbiamo fare una settimana tipo, questa la dice lunga anche sulla preparazione delle gare, che non è semplice, soprattutto se sono anticipati da viaggi lunghi che comunque condizionano, non solo da un punto di vista preparatorio, ma proprio da una richiesta psicologica che non ci può essere perché c'è una stanchezza oggettiva che è indiscutibile. Quindi anche questo, voglio dire, condiziona un campionato, falsa un campionato che però ahimè, o per fortuna, vale per tutti e quindi partiamo tutti dallo stesso livello. Sarà una partita, come giustamente lei diceva, contro una squadra sbarazzina, fresca, anche se ha degli uomini di esperienza come Perez e qualcun altro, di una squadra che ha ben consolidato, visto che con il tecnico ci gioca ormai da 3 anni circa, però noi dovremmo provare a fare la partita perché giochiamo in casa, perché vogliamo dare continuità a quella bella prestazione di Catania, anche se il risultato, per quanto mi riguarda, è stato assolutamente bugiardo, e non solo per le conclusioni e per le possibilità che avevamo di andare a gol, ma proprio per la tenuta del campo, per la condizione fisica, per anche l'intesa, se vogliamo, in parte tra i calciatori e tra i reparti, nonostante ci fossero degli innesti nuovi. Quindi ero soddisfatto, lo confermo a mente fredda, chiaramente non del risultato perché non lo era nessuno, anzi, però questa è la strada. Dobbiamo da questo momento, cioè da domani, iniziare il nostro vero campionato perché abbiamo a disposizione tutti, e con il passare delle giornate, degli allenamenti, sicuramente l'intesa andrà sempre a migliorare, salirà la condizione fisica della maggior parte, soprattutto di coloro che sono arrivati in un secondo momento, che hanno ed avevano abitudini diverse da quelle che abbiamo cercato di impartire noi nei primi 30 giorni, quindi sono tutti aspetti da considerare che mi fanno ben sperare. E su delle certezze di Catania, ma anche prima, nelle gare precedenti, tenendo conto di tutte le difficoltà, è da lì che bisogna partire e non lasciare la strada tracciata, perché secondo me è la strada giusta. Allora, per quanto riguarda la disposizione difensiva, oggi, e parlo del periodo, è stata condizionata anche da quelle che sono state le richieste del momento e delle esigenze personali di calciatori, ma anche di tutto il collettivo, che allo stato attuale non ci ha dato la possibilità di consolidare un certo tipo di orientamento da questo punto di vista. E quindi a volte ci siamo anche adattati perché, faccio un esempio, Kodromaz ha avuto un problema al flessore, tant'è che è rimasto fuori nelle 2 partite precedenti. E quindi ci siamo dovuti adattare. Avrei voluto continuare con una difesa a 3 perché in quel momento mi sembrava la cosa più giusta, più solida, e quindi avrei continuato. Poi è arrivato Cernigoi, poi è arrivato Fantacci, che sono calciatori di qualità e di quantità, e quindi avere anche la possibilità di farli inserire, cercando di non creargli tanto scompiglio, sia a loro personalmente, ma soprattutto al resto della squadra, non perdendo quella che è l'identità, anche se ad oggi è un pochettino approssimativa, non è consolidata. E quindi abbiamo cercato di modificare il nostro, diciamo, 4-3-3, che è stato, diciamo così, mi definiscono, me lo etichettano come mio marchio di fabbrica, in realtà è solamente stata una modifica per quanto riguarda il ruolo di golfo, se vogliamo, e poi dipende anche molto dall'avversario che andiamo a incontrare, se ha una difesa a 3, se ha una difesa a 4. Però una volta consolidato e abbiamo le certezze che tutti quanti abbiano bene in mente quali sono, diciamo, gli aspetti, i principi e le linee da seguire, la disposizione in campo fa veramente poca differenza, perché quello che conta è cosa proviamo a fare per
diciamo, creare un disagio all'avversario. Poi che lo facciamo con le due punte già lì sul posto, o che le facciamo con le due punte che ci arrivano alla stessa finalizzazione, poco importa. Quello poi riguarda l'aspetto preparatorio della gara. Però i due, secondo me, possono assolutamente convivere, sono due molto bravi anche a cucire il gioco, e da questo punto di vista ci favoriscono anche gli inserimenti dei Vallocchia, dei Mastalli e Fantacci stesso. Perché? Perché sanno proteggere la palla e perché, al dispetto della loro altezza, anche con i piedi hanno una buona gestione della stessa palla e soprattutto quella mobilità a cui facevi riferimento, che non è proprio da tutti, o meglio, non, spesso appartiene più a quelli più piccolini e non a gente come Romero o Cernigoni. Beh, con il reparto credo che sia quello difensivo, ma proprio numericamente parlando non abbiamo la possibilità di dare un'alternativa a Garattoni e a Rizzo, anche se magari sulla fascia sinistra Allievi a volte potrebbe anche così farlo, però Allievi è un centrale a tutti gli effetti. Abbiamo Lia, purtroppo per lui e per noi, non disponibile, che ci avrebbe consentito un'ulteriore alternativa, ma che non è un vero e proprio difensore, è più uno che ha delle abilità in fase di costruzione, e quindi se potessimo intervenire interverremmo su un terzino destro possibilmente. Natale Giusti, vicino. E sono soddisfatto della rosa. Sì, siamo diventati. Sì, buongiorno mister, volevo chiedere, tornando alla partita di domani pomeriggio, la Virtus Francavilla gioca molto spingendo sulle fasce, soprattutto sull'auto sinistro, dove appunto Musella e Caporale mercoledì sono apparsi in buona forma nella gara dello scorso turno di campionato. Può essere una chiave della partita cercare di arginarli soprattutto sull'auto sinistro, su quella fascia di campo? Potrebbe essere una delle loro armi, ma credo che è proprio la disposizione che hanno che li porta a utilizzare Monsella da una parte e sì, l'altro quinto dall'altra, al di là di chi sarà. Quindi è proprio i 3-5 che ti danno questa apertura di campo già in posizione, e quindi potrebbe essere sicuramente una situazione a loro favorevole, a noi sfavorevole, ma ovviamente abbiamo cercato, come dicevo prima, in quel tempo necessario di tenere in considerazione anche questo aspetto. A volte lo sarà, a volte un po' meno, perché saremo in grado di arginare, e molto dipenderà anche dalla disponibilità e dalla condizione e dalla distanza che c'è tra un reparto e l'altro, ma soprattutto tra un calciatore e l'altro, perché, come dicevo prima, l'ampiezza che loro, diciamo, già di partenza si meritano, diciamo così, la dovremmo noi poi cercare di colmare con la palla in movimento, e quindi potrebbe essere sicuramente un aspetto da considerare. Allora, se l'errore di reparto è un qualcosa che ovviamente si può migliorare assolutamente. L'errore individuale difensivo, o quello accidentale, come può essere stata l'autogol di Rizzo, su quello ci puoi fare ben poco. Forse, volendo cercare il pelo nell'uovo, gli avrei potuto chiedere magari di non subire il cross e di attaccarlo, oppure di indietreggiare quei 2-3 metri che non ti avrebbero consentito poi di favorire la deviazione con il vento contrario, quindi fare raggiungere quella traiettoria, diciamo, impossibile volendola cercare. Per quanto riguarda Allievi, ovviamente lì è stato un errore, è inutile stare a rimarcare, abbastanza evidente anche su quell'aspetto, è prettamente individuale, sarà mio compito, ma anche suo, evitare che si ripeta attraverso una giocata più veloce rispetto a quella che è avvenuta, che poi ha portato al gol della sconfitta, o addirittura non cercarla proprio come traccia, e quindi magari mettere la palla sugli attaccanti e giocare sulla seconda, che lo fanno in Serie A, quindi lo possiamo fare anche noi. Però, diciamo, questo rientra tra quei scompensi che allo stato attuale non abbiamo potuto
non c'è stato materialmente il tempo, e quindi il nostro slogan è: scusate il ritardo. Sì, perché io sono arrivato in ritardo e mentre lo dicevo ci ho pensato, dovrebbe essere il nostro scusate il ritardo, ma ci arriviamo. Ecco, mister, invece Wolf è uscito con il Catania, volevamo sapere un po' le sue condizioni, visto che anche purtroppo Bendivegna non è ancora al meglio, e soprattutto alla luce di questi due infortuni, questi due problemi, non dispone ancora di Orlando, quando le dispiace e se sta sentendo il calciatore? Io personalmente non l'ho sentito, dico la verità, l'hanno sentito i miei collaboratori, ci dispiace perché è un altro elemento che ci manca nel nostro arco, e quindi anche lui tarderà, anche lui poi avrà bisogno di quel tempo, se stiamo sempre a rincorrere il tempo, appena arriva speriamo che sia nelle condizioni innanzitutto di poter espletare la sua attività e poi di mettersi in una condizione accettabile da atleta. Per quanto riguarda Bendivegna, è in fase di recupero ed è un infortunio completamente diverso da Golfo. Sì. A lui c'è una leggera lesione, mentre a Golfo è stata solamente una contrattura da stanchezza e di affaticamento, anche per il campo che c'era alla Sicola Rionzo, che insomma l'erba un po' alta, un po' pesantuccia, poi per noi che siamo abituati al sintetico avremmo spesso, nel momento in cui abbiamo l'erba vera, questo tipo di problematica. Però anche lui è in fase di recupero, non sarà della gara di domani, sarà a disposizione, ma non credo che possa essere utilizzato.